Rabizzotto. Insomma, in Inghilterra il partito UKIP, quello euroscettico, sta raggiungendo livelli anche record, e sembra anche in Francia con Marine Le Pen. In Italia si sta muovendo qualcosa? Sì, anche in Italia la gente si sta svegliando, perché capisce che con l'euro si sta peggio, e questo lo capiscono tutte le persone che vanno a fare la spesa o che devono barcamenarsi con lo stipendio che diminuisce sempre di più. Quindi abbiamo un'occasione storica il 25 maggio, votare contro questa Europa che ha contribuito a far star peggio i nostri cittadini, o continuare con questa Europa. Beh, penso che anche i veneti sapranno mandare quel messaggio forte, importante, all'Europa. Se, come spero, un terzo di parlamentari, di nuovi parlamentari che andranno a sedere a Bruxelles, sono eurocritici come noi, allora sì, questa Europa potrà cambiare. Altrimenti continuerà come è sempre successo. Chi ha costruito questa Europa, che sta portando al fallimento le nostre imprese e sta contribuendo a mettere in difficoltà i nostri cittadini, non potrà mai cambiare. O ci siamo noi, altrimenti la situazione sarà solo peggio di come già è adesso.